Senta Feltri, Bisignani è cattivo e buono? È fantastico. Vabbè. Motivazioni? Gli ha dato 7. 7 perché è un personaggio che è sempre stato sulla scena, ha sempre agito con grande prudenza, senza cercare l'acuto personale, e ha lavorato in maniera tale che tutti dipendessero da lui, tranne me, che l'ho conosciuto soltanto negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, e oltre ad aver apprezzato le sue opere, sempre svolte con grande classe, adesso ho cominciato anche ad apprezzare il personaggio, l'uomo, che è di una simpatia travolgente e di un acume che mi lascia sempre molto interessato ad ascoltarlo con attenzione. Una cosa che vorrei dire come commento di quello che ha detto di me, cosa di cui lo ringrazio, è che io sinceramente non mi rivolgo alla pancia degli italiani, perché la pancia è la parte del corpo umano che mi piace di meno. Sarà perché soffro di diverticoli, e quindi questa cosa non l'accetto, magari è vero, ma non l'accetto volentieri. Io cerco di rivolgermi alla testa degli italiani, consapevole che pochi ce l'hanno, per cui il mio pubblico è fatalmente ristretto.